Siamo stati nel Parco della Montagnola per scoprire le tante iniziative che l'associazione Frida Project ha in serbo per noi per quest'estate. Ciao a tutti, siamo nel Parco della Montagnola con Chiara Fronte e Chiara fa parte di Frida Project. Chiara, cos'è Frida Project? Allora, Frida Project è un esperimento, è un auspicio, come ci piace dire, ma è anche una società che si è costituita a ottobre dell'anno scorso per fare sì che non chiudesse l'esperienza del chiosco che per una serie di motivi stava cessando l'attività. Ci siamo guardati negli occhi una serie di famiglie che da sempre frequentano il parco e anche nei momenti che sono stati più difficili, insomma in tutta fretta ci siamo costituiti in punti società per poter rilevare la licenza e partire con le attività che sono appunto partite ad ottobre. La stagione ci ha aiutati e abbiamo fatto parecchi concerti, è venuta tanta gente a trovarci, tutti molto entusiasti. Poi abbiamo dovuto interrompere chiaramente per la stagione invernale con la promessa di ripresentarci alla città a fine febbraio, poi purtroppo è arrivato il Covid, quindi abbiamo dovuto interrompere i lavori che erano iniziati. Appena si è potuto li abbiamo ricominciati, non abbiamo ancora finito la parte esterna, ma insomma siamo potuti partire a fine maggio. Da metà giugno, appena si è potuto, siamo partiti anche con gli eventi, appena le delibere insomma l'hanno permesso, e ora stiamo mettendo in piedi tutta la programmazione che prevede tantissime attività, sia tantissimi insomma, eventi, sia dedicati alle famiglie che al pubblico adulto, perché quello che da sempre abbiamo voluto fare e dire e abbiamo sempre detto noi è quello che vogliamo che questo posto sia un posto di incontro per tutti, che sia transgenerazionale, che sia un luogo di socialità, che riunisce famiglie, bambini, giovani, adulti, anziani, insomma, ed è quello che per fortuna sta accadendo perché vediamo tanta gente ci viene a trovare, insomma, andiamo avanti e siamo contenti. Sì, veramente delle belle iniziative per grandi, piccoli, quindi insomma seguiamo la pagina Facebook Frida nel Parco, giusto? Esatto, sì, adesso noi abbiamo già questa pagina, siamo partiti anche con una serie di collaborazioni, abbiamo attivato una collaborazione con Bologna Skate School, proprio adesso ci sono i ragazzi che stanno facendo il corso di skate e di roller, partiranno a breve anche quelli per adulti, sempre qui in Montagnola, e tra l'altro lo dico adesso per la prima volta, venerdì prossimo, il 10, avremo una serata, un po', una serata, un pomeriggio, perché poi diciamo che la nostra idea è quella di partire sempre verso le 7 con gli eventi, 7, 8, insomma dipende anche dal caldo, proprio per non andare troppo oltre nella serata, ma è prendere un po' tutti, e ci sarà questo appuntamento che abbiamo chiamato Roller Boogie, un appuntamento che a noi piace dire un po' newyorkese, perché sarà diciamo, si ballerà sui roller e sugli skate, ci sarà una DJ con musica funky anni 70, quindi insomma facciamo finta di essere Central Park per un giorno e poi vediamo insomma se ripeterlo di nuovo. Poi abbiamo una serie di concerti, questa sera abbiamo i Savannah Funk, la domenica è la giornata dedicata soprattutto alla musica diciamo del mondo, quindi dal flamenco alla bossa nova, abbiamo anche di solito una serata dedicata al DJ set, poi funky, blues, insomma cerchiamo di toccare un po' tutti i generi, avremo a breve una festa andalusa e cominceranno anche, se non erro, il 14 luglio, ma poi vedrete meglio su Facebook le date precise, anche la collaborazione con la libreria Ubi Quirnerio che arriverà su in Montagnola a presentare i suoi libri, quindi diciamo che porterà una parte delle sue iniziative qua al chiosco. E di questo anche siamo molto contenti perché quello che ci piace essere è proprio essere un punto di riferimento anche per le altre attività, le associazioni che sono nel quartiere e nella città, quindi cioè, partiamo da quelle del quartiere per allargarci anche a chi vorrà fare altre iniziative qua all'aperto, per fortuna possiamo farle e quindi insomma siamo partiti in questo modo. Vediamo anche qui che c'è una postazione radio, chi sono loro? Neoradio, hanno cominciato oggi a trasmettere dal chiosco, dallo spazio esterno del chiosco, quindi ogni mercoledì saranno con noi dalle 4 alle 6, ci racconteranno con la trasmissione Portico che cosa accade a Bologna e ovviamente che cosa accade a Frida nel Parco. Grazie mille, Chiara.